Oggi è 4 maggio ed è un giorno completamente dedicato a Star Wars. Quindi il video di oggi è dedicato a Star Wars e al sogno di tutti i fan di Star Wars, ovvero la spada laser. È fattibile o è un sogno che non è possibile realizzare? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in pillole. Andiamo subito al solito. La spada laser è possibile? No, per 5 ragioni. 1. I laser sono prima di tutto invisibili a occhio nudo, nel senso che noi riusciamo a vedere quando puntiamo un laser solo la punta, la parte finale del laser, cioè quando il laser, la luce del laser, incontra un muro, un ostacolo. Quindi il tragitto nell'aria non è visibile. Potremmo renderlo visibile nel momento in cui, per esempio, usiamo uno spray composto da particelle su cui incide la luce. Due laser, quando si incontrano, non sembrano due spade che si incontrano. Quindi due spade laser si attraverserebbero l'una con l'altra e quindi non si potrebbero essere quegli scontri epici. Terza ragione, un laser non ha una lunghezza finita. Un laser così potente arriverebbe lontanissimo. Quarta ragione, il laser, essendo fatto di luce, è privo di massa, quindi ci sarebbe un problema di meccanica della spada perché l'impugnatura avrebbe un peso, mentre il laser no. E quinta, ma non ultima, ragione per cui non è possibile che esistano le spade laser, è che i laser non fanno rumore. È una cosa fondamentale ed essenziale per una spada laser. Ma non voglio distruggere i sogni della creazione di una spada laser. Quindi adesso vediamo la fattibilità della spada laser. Perché è fattibile qualcosa di simile ad una spada laser? Partiamo dal presupposto che spada laser in inglese non è spada laser. Assolutamente non è menzionato il laser. In inglese infatti si dice lightsaber, sciabola di luce. Non sono menzionati i laser. Quindi qualcuno ha incominciato a pensare a come poter costruire una spada laser senza i laser. E l'indiziato principale per fare la spada laser è il plasma. Ma che cos'è il plasma? Il plasma è gas ionizzato, cioè è un gas a cui sono stati tolti la maggior parte degli elettroni. Il plasma è il quarto stato della materia e ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di plasma ball e quando abbiamo parlato di fulmini. Perché sulla Terra è difficile trovare il plasma se non nei fulmini e nelle aurore boreali, mentre la maggior parte dell'universo è costituito da plasma. Infatti, le stelle, per esempio, sono di plasma, così come il Sole, che è una stella, ovviamente. Ottenere del plasma è abbastanza semplice sulla Terra, basta generare una differenza di potenziale molto alta in modo da attirare così tanto gli elettroni di un gas da strappare quegli elettroni al gas e quindi ionizzarlo. Potremmo utilizzare il plasma. Ma abbiamo alcuni problemi tecnici e adesso li vediamo. Uno dei problemi del plasma è che ha una temperatura elevatissima. Quindi tutti i nostri studi sulla fattibilità della spada laser dovranno tenere conto del fatto che il plasma ha un'elevata temperatura. Uno strumento che utilizza il plasma, già potrebbe essere molto simile ad una spada laser, è la torcia al plasma. La torcia al plasma genera un getto di plasma capace di tagliare il metallo. E quindi potrebbe fare effettivamente al caso nostro. Uno dei problemi del plasma è che, essendo formato da gas ionizzato e elettroni sparsi, è sì elettricamente neutro complessivamente, ma è elettricamente conduttivo, quindi al suo interno può passare corrente. Quindi questo potrebbe essere un problema, perché noi non sappiamo che le spade laser possano condurre elettricità. Quindi questo renderebbe la nostra spada al plasma molto diversa dalla spada laser. E noi vogliamo essere pignoli, fare una spada laser a tutti gli effetti. Uno dei grossi problemi della spada laser fatta con il plasma è che il plasma, ovviamente, essendo un gas ionizzato, si espande proprio come la fiamma di una candela e si raffredda. E noi non vogliamo questo. Noi vogliamo un flusso costante di plasma. Quindi, poiché è formato da particelle, dobbiamo tenere quelle particelle intrappolate. Come faccio a tenere intrappolato il plasma? Essendo formato da ioni, quindi gas ionizzato e elettroni, posso manipolarlo con un campo magnetico. Ma avrei un problema, poiché il plasma è molto molto caldo,
rischierei di fondere ciò che sta generando il campo magnetico per tenerla intrappolata. Le spade al plasma, così come le spade laser, hanno un problema. Si attraversano gli uni con gli altri, perché le spade dal plasma sono formate da gas ionizzato. Quindi avremmo bisogno di un sostegno fisico che non si fonde a causa della temperatura elevata del plasma. Un sostegno in grado di resistere alle elevate temperature potrebbe essere fatto in ceramica. Quindi un po' scomodo, perché effettivamente quando ritraiamo dentro la nostra spada non possiamo ritrarre dentro anche la ceramica. Ma forse ci possiamo passare sopra a questa cosa. Come possiamo alimentare una spada del genere? Questo è uno dei problemi. E dobbiamo cercare anche di capire quanta energia serva. Pensiamo un attimo alla scena del film La minaccia fantasma, quando Qui-Gon fonde una porta di metallo. Uno studio ha calcolato la potenza necessaria a fare quella cosa, a riproporre quella scena. L'energia è pari al fabbisogno energetico di 14.000 case negli Stati Uniti. Immaginiamo che abbiano trovato una tecnologia per alimentare così tanto la loro spada laser. Uno dei problemi è che l'energia tale mi darebbe un calore tale da incenerire la mia mano se prendessi la spada. Quindi avrei bisogno di una tecnologia che scherma le onde infrarosse e non quelle della luce visibile, in modo tale che io non mi incenerisco la mano, ma posso vedere il colore della spada. Non è totalmente impossibile, ma i costi tecnologici per realizzare una spada laser che assomigli alla perfezione ad una spada laser del film di Star Wars è praticamente impossibile. Ma ho trovato un video di uno youtuber americano che ha realizzato una vera spada laser proprio con il plasma. Ve lo lascio qui sotto in descrizione se siete fan e avete voglia di vedere tutti gli oggetti di scena realizzati alla perfezione. Ha persino realizzato il suono. Quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione. Ah, e poi ha fatto anche il blaster di The Mandalorian, un sacco di cose fighe. Quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione se non lo conoscete. Bene, questo era tutto per oggi. Che la forza sia con voi e noi ci vediamo al prossimo video.